strana e meravigliosa storia di Onizuka Tiger. Drammatici sconvolgimenti colpirono il Giappone dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Occupato dalle forze alleate, costretto alla democrazia e ufficialmente sciolto come impero, il paese del Sol Levante reagì iniziando ad esportare la propria cultura e aprendosi al mondo. Nel 1949, un ex contrabbandiere di nome Kiyohiro Onizuka vide un'opportunità per capitalizzare la nuova ossessione nipponica per gli sport americani, creare le scarpe ideali per gli atleti giapponesi. Questa è la storia del signor Kiyohiro Onizuka, una storia che parte dall'umile idea di trasformare la vita delle persone attraverso lo sport. Anima sana in corpore sano, corpo sano per una mente sana. È la massima latina da cui deriva l'acronimo ASICS, comparso più avanti, nel 1977. Ma nonostante i nobili presupposti, i primi tentativi del signor Kiyohiro Onizuka furono disastrosi. Immaginate scarpe che assomigliano più a sandali di paglia che a calzature sportive. Sarebbero passati diversi anni prima che Kiyohiro raggiungesse una formula vincente, cosa che accade per uno strano caso del destino. Mentre si godeva un'insalata di polpo, il signor Onizuka rimase colpito nel vedere come il tentacolo del cefalopode, un capolavoro dell'evoluzione, attaccato ad un lato della ciotola, si rifiutasse di scollarsi. Ma perché non ci aveva pensato prima? Lo prese una costernazione mista di eccitazione creativa. Lo stesso meccanismo di aspirazione e il design concavo potevano essere utilizzato a vantaggio dei giocatori di basket. Così gli atleti avrebbero potuto fermare la propria corsa più facilmente e cambiare direzione sul posto con maggior rapidità. Sembrerà pazzesco, ma la prima scarpa sportiva con la suola ventosa nacque proprio così. La OK prese il nome degli iniziali del suo fondatore. Era il 1951. Le Onizuka Tiger divennero rapidamente le scarpe scelte per la fiorente scena del basket nelle scuole superiori giapponesi e il signor Onizuka iniziò a cercare altre opportunità. Nel 1959 l'ispirazione colpì di nuovo con un altro magico colpo di fulmine. A fine giornata Kiyohiro era solito immergersi nella vasca da bagno piena d'acqua bollente. Ma chissà perché un giorno concentrò la sua attenzione sul fatto che proprio il calore fosse la causa della pelle arricciata intorno alle dita dei piedi. Da qui l'intuizione. Il calore provoca vesciche. Era fondamentale quindi concentrarsi sulla circolazione dell'aria nelle scarpe da corsa usate per le lunghe distanze. Come? Avete presente la tomaia con tutti quei piccoli fori passanti? Ecco, quella fu un'altra sua invenzione e fu una svolta epocale. Nel 1960 la Magic Runner non solo era la scarpa da corsa più leggera, ma anche quella che offriva un'eccellente circolazione dell'aria. Passarono solo 2 anni da quella sera nella vasca e nel 1961 il leggendario maratoneta etiope Abebe Bikila vinse la Mainichi Marathon di Osaka indossando un paio di scarpe Onizuka. Ma il bello doveva ancora venire. Non perdetevi la seconda puntata della strana e meravigliosa storia di Onizuka Tiger. Rimanete sintonizzati. The podcast you just heard was recorded with Anchor. If you want to make your own, download the Android or iOS app completely free from anchor.fm/podcast. That's anchor.fm/podcast.